Bentornati ragazzi al terzo episodio di Red Dead Redemption GOTY Edition. Partiamo subito, ci troviamo con John Marston dopo che abbiamo concluso una missione per lo sceriffo Johnson, dopo averlo conosciuto per l'appunto ad Armadillo. Dopo che abbiamo concluso la missione abbiamo sentito gli spari e siamo andati in soccorso di un povero malcapitato che è stato attaccato da dei briganti. Adesso vediamo, abbiamo la mappa, infatti stavo controllando. Stavo un po' giocherellando con la mappa. Allora, nei dintorni abbiamo due opzioni. O andiamo dallo sceriffo Johnson, ovvero ci torniamo dopo che abbiamo concluso la missione, oppure torniamo da Bonnie. Allora, io opterei per tornare da Bonnie, visto che abbiamo fatto proprio ora una missione dello sceriffo Johnson, quindi facciamo uno e uno. Quindi torniamo da Bonnie, così magari ci compare qualche evento casuale. Infatti, possiamo incontrare qualche personaggio sconosciuto oppure, non so, una semplice passeggiata. Ora siamo tornati ad Armadillo. Ora puoi giocare a 5 dita. Va bene, dai, con calma li faremo tutti. Occhio, altrimenti perdiamo onore. Allora, c'è anche una missione sconosciuti. Quindi, però, per ora torniamo da Bond. Qui è qua. Oh, mi stanno attaccando, no? Capito? O mi sono trovato in mezzo a una guerriglia urbana. Allora, torniamo subito da bomba. No, ci siamo dimenticati. Ogni tanto mi dimentico. Dai. Attenzione. Intanto colonna sonora pazzesca. Ecco qua, vedete? Ora abbiamo trovato un personaggio sconosciuto, se non sbaglio. Vediamo. Acqua e mista. Andiamo. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Mm. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth, mister, Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. So, man needs a wellspring on his proper tie to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so. People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his proper tie. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his proper tie for a small pittance? Then I can find the source of the water. Build us a proper wellspring. Maybe I will. Non feci dei soldi, caro. Andiamo. Visita Pleasant's House, a nord-ovest di Armadillo. Come on. Andiamo. Mettiamo acqua e onestà, il simbolo qui, e andiamo subito. Un po' larga l'ho presa. Uscite, controllo il diario dal menu di pausa. Okay.
ovviamente qui come i vecchi giochi, insomma, dobbiamo aprire la mappa, cercare il luogo sulla mappa perché si aggiorna. In genere, se avete visto tutti i giochi di ora, subito ti compare appena, diciamo, prendi una missione, oppure adesso si possono accettare e rifiutare in diversi giochi, soprattutto i roleplay game. Quindi, diciamo, è cambiato un po' tutto. Per Red Dead 2, se tu accetti una missione, parte immediatamente e ti parte anche il GPS sulla mappa. Oh! Bravo! Hola amigos! Tanca subito questo amico, eh! Peggio di un Morgan di Red Dead 2. Stupendo. Ok, siamo arrivati nella zona viola. Vediamo un po'. Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place, now can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. $200 per l'euro, poi, tantissimo. No, sir. Why don't you come back? Non abbastanza soldi. Allora, siccome voglio subito aumentare l'onore, non cerco di raccimolare questi $200. Allora, vediamo se posso. Ora vediamo se mai faccio qualche missione per guadagnare qualche dollaro. Allora. Volendo possiamo fare una missione per lo sceriffo, torniamo, vediamo un po' che cosa ci dà come incarico. Vai, vieni. Cambiamo subito ad armadillo. Hi, mister. Allora, siamo arrivati ad Armadillo. Corriamo subito dallo sceriffo, almeno cerchiamo di concludere sia questa missione. Giustizia Pax Basin, quindi cerchiamo di concludere. Hello. Questa missione. Hello. It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello. It's a new line. Hello. Hello. Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of days. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness. I'm not sure I do. Marshall! Marshall! Che succede?
Marshal. I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. Eli. Ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. And it'd be my pleasure. Andiamo, sceriffo. Un bel cavallo, sceriffo. How long have you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marson. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal. Neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash. Tame in a wild land. Not far now. Eyes open, boys. Come on. Stiamo entrando nel canyon. Hennigan's Ted. Everybody dismount. Follow me. Whoa, now. Yeah. Let's go. Stay alert, boys. Whoa. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Attenzione. Damn! Those bastards were waiting for us! Oh! Ti one shot, no? Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deputies or cover me. Beh, io non lo so. Opterei per seguire lo sceriffo. Dove va sceriffo? A destra. Aspetta, andiamo. Andiamo. Me and you again, Marston. Let's hope this goes as well as last time. Proseguiamo, proseguiamo, dai, 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 John, dai, John. Come Jacobs. Guarda gli sceriffi. Oh. L'altro sulla discesa qua. Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. You better surrender. You hear? Surrender, or I'll kill you all. Nice shot. Allora, devo capire perché non ci arriva. Una gettata minore, cioè. There's one
the vultures. That bastard won't be rustling no more. Dovrei aumentare, mi sa, la sensibilità. Ok. Dai, rubiamo un po' di munizioni in giro, ragazzi. Così esce il tempo. Allora, hai scoperto che siete giovani, ti permette di essere trattato come una della banda. Ah, già abbiamo un abito, ragazzi. Fantastico. Keep your eyes open. I saw a couple of snipers across the way. Tieni gli occhi aperti. Eyes up, snipers. Hey, everybody. Mamma mia, non si vede. Tell the ballers to get themselves up or we'll kill every last one of you. You got one. Nascondiamoci prima che you ci one shot. Leave here walking, friend. There he is. This way. Ah, eccolo. Put down your guns and surrender. Come on, boy. Ma non si arrendono, sceriffo. Non si arrendono. Stay close. Sta questo dio della piantina. Ah, balordo. Vediamo un po'. Ora attaccano entrambi i lati. Oh. Non ci arriva il colpo, guarda, non ci arriva il colpo. Attenzione. Bravo. Ok, attraversiamo il ponte. Torno dello sceriffo. Una vera mattanza, ragazzi. Una vera mattanza. Incredibile. Una vera e propria mattanza. Allora, il fucile ce l'ho carico. This looks as good a spot as any. Gather around, listen up. Let's try to sneak up on them. The closer we are, the less chance they have of making a run for it. Allora. Ci dobbiamo arrivare da dietro. Andiamo un po'. Ah. Un covo proprio così, nel canyon. Che dobbiamo fare, capo? Che dobbiamo fare? Vuoi fare un attacco di sorpresa? Che non ho letto nemmeno il dialogo, magari. Good shoot, boy! Nice shot! I'll see you, boy! Perché non spara? È un po' squilibrata questa carabina. Avanziamo, ragazzi. È una mucca. Che musica, ragazzi. Attenzione. Libera i braccianti. Abbiamo finito. Cerchiamo di raccimolare più soldi possibile, ragazzi, perché almeno riusciamo a fare la missione. Uno sconosciuto. Look like the ballers won't be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages free. Un po' sulla mappa. Okay, vabbè. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Ah, oh, thank you.
Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? He's butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Il bestiame torna a pascolare, insomma. Ole, $25. Allora, colludiamo un po' di soldi, ragazzi. Devo trovare Nigel West Dickens a Chola Springs. Ok. Quindi abbiamo sbloccato un'altra missione del dottore. Quindi, nei prossimi episodi, piano piano faremo tutto. Allora, sulla mappa ce ne sono altri arrampicati lì su, però vabbè. Alla fine già siamo a $95. Vediamo sulla mappa cosa ci dice. Allora, qua c'è Bonnie. Poi ha detto che West Nigel Dickens si trova a Chola Springs. Ma come sta? Quindi penso che... Eccolo qui. Ok. Allora, facciamo così. Siccome che abbiamo $95... alla prossima puntata cerchiamo di raggiungere i $200 per poter comprare il terreno per lo sconosciuto. E niente, quindi ci vediamo per il quarto episodio. Quindi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un abbraccio, Jacopo. Ciao!